Buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Questo vlog inizia abbastanza tardi perché stamattina appunto eravamo andati in ospedale per il mio ragazzo a fare le analisi e poi appunto ho dimenticato la fotocamera a casa, cioè la videocamera a casa, quindi non ho potuto iniziare il vlog e lo inizio adesso comunque. Allora, scusatemi, ma ho battuto il dito fortissimo, mi ho sentito anche male. Comunque, dicevo, le analisi, benino, diciamo, dai, ora dobbiamo aspettare i risultati, poi comunque il 22 ha la prima operazione da fare. Io poi, e che poi con, non so se vi avevo detto, no, non ve l'ho detto perché sono andata lunedì, poi mi sono scordata. Ma la situazione fascia di reddito si è risolta. Il mio dottore adesso vede tutto quello che c'è bisogno, insomma, tutto quello che c'è bisogno di vedere. Infatti, ora aspetto di andare appunto a fare le analisi, perché poi, fatte le analisi, devo pagare il ticket e poi lo devo portare a mio babbo perché l'assicurazione ci rimborsa il costo del ticket. Scusate, e in più poi dovrò fare anche la visita, appunto la visita patologica, insomma quella per quella che vi ho spiegato, o meglio se non ve l'ho detto ancora è per le morrotte. Ecco, e comunque adesso sto uscendo, abbiamo già pranzato, adesso sto uscendo, sto andando a casa dei miei genitori perché devo uscire con mia mamma. Perché ultimamente la macchina, quella che deve essere 500, mi ha dato un po' di problemi e comunque con mia mamma, anche con il mio ragazzo abbiamo parlato di cambiare la mia macchina, anche se la cosa mi scoccia un po' perché comunque è piccolina e riesco a parcheggiare bene, ovunque devo andare, però comunque se la devo cambiare vorrei prendere la Renegade, la Jeep, anche più che altro per la strada che dobbiamo fare, appunto, perché comunque è tutta curve, insomma, non è una strada bellissima per arrivare a casa, però vabbè. E speriamo che appunto riesco a prenderla. Ora, mia mamma prima mi ha detto che con un usato indietro o qualcosa da rottamare, non ho ben capito, con 18.000 euro la prendo nuova. Però adesso vediamo, infatti vado con lei appunto. Cioè, in realtà andiamo perché lei vuole andare a sentire per un'altra macchina e già che ci siamo, io sento per quella lì, almeno si fa tutto in una volta sola. Già volevo sentire l'altra volta, però non ero ancora riuscita a sentire perché per una volta un'altra c'era, insomma, c'erano un po' di appuntamenti loro che avevano preso, quindi per una volta un'altra non sono riuscita a chiedere appunto. Ci ritorno oggi. E vediamo un po' se mi dicono. Nel frattempo metto in moto perché sennò faccio tardi, già che mia mamma sta uscendo adesso è già uscita dalla palestra, infatti adesso mi muovo che vado. Ci vediamo dopo. Sono appena arrivata a casa dei miei genitori. Comunque vi volevo raccontare questa cosa buffissima. Praticamente ieri sera siamo state a cena dai genitori del mio ragazzo. E quando siamo tornati io mi sono andata a fare la doccia e ho aperto un po' la finestra per far andare via praticamente tutta la condensa, tutto il fumo che c'era per via dell'acqua calda, e praticamente quando ho aperto la finestra mi è rimasta la maniglia della finestra in mano. Che mio ragazzo mi fa: amore, cosa hai combinato? Ho fatto: ma niente amore, ho solo semplicemente aperto la finestra e mi è rimasta appunto la maniglia in mano e non so perché. Quindi poi stamani, sì, quando siamo tornati dall'ospedale, insomma, ecco, siamo fermati a comprare il pane, abbiamo comprato anche l'attac e praticamente si è rotto il dentro della, cioè praticamente c'è la maniglia, la placchetta, la mascherina e dentro c'è la parte dove si avvita, quella parte lì si è rotta praticamente. Quindi per ora l'abbiamo lasciata stare, poi vediamo domani o all'altro come va.
Comunque adesso scendo perché mia mamma credo sia a casa, mi sta aspettando. Anche perché mi deve fare un lavoro a questo orecchio perché mi fa male. Non so che cosa, comunque me lo deve controllare, anche se non è specializzata in queste cose, però comunque sia io che mio fratello abbiamo, soprattutto io, fin da piccolo ho sempre avuto problemi agli orecchi, sempre avuto mal agli orecchi. Quindi glielo faccio vedere. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Mi volevo anche truccare e me ne sono completamente scordata, però vabbè, ormai ho un sonno che non vi immaginate nemmeno. Sono sveglia da stamattina alle 5 e mezza, perché comunque dovevo fare anche colazione e poi appunto dovevo accompagnare lui in ospedale, quindi oddio, sono stanchissima. Poi abbiamo comprato anche 5 DVD. Uno con Terence Hill e Bud Spencer, lo chiamavano Trinità, mi pare, si chiama però Terzo Guardami Ragazzo. Poi abbiamo comprato Fast and Furious 7 e 8 perché ci mancavano, finalmente li abbiamo tutti. Poi abbiamo comprato Inferno, che si andò a vederla al cinema e ci piacque tantissimo tutti e due. E il film su Amy Winehouse, quello l'ho voluto io perché l'ho sempre voluto vedere. E non ho mai avuto occasione ancora di vederlo. Allora, visto che c'era prima di Euronics, quando siamo tornati appunto dall'ospedale, ci siamo fermati a comprare il pane. Siamo stati anche da Euronics, abbiamo comprato questi DVD e gli ho chiesto dal mio ragazzo se me lo comprava. Tanto 7 euro alla fine, c'erano sempre 7 euro, è vero, però lo volevo tanto vedere. Ancora non l'avevo mai visto, quindi me lo sono fatto comprare. Adesso vado, che sennò rischio di far tardi. Come minimo, mi ha già chiamato anche mia mamma. Adesso controlliamo. No, non mi ha ancora chiamata, però comunque vado. Che mi fa anche questa cosa all'orecchio perché mi fa anche abbastanza male oggi. Sono appena venuta via da casa dei miei genitori. Adesso faccio un attimo dal lavoro perché devo prendere la divisa sporca. Poi vado al lavoro. Scusate, poi vado a casa. E ho deciso anche di cambiare la macchina perché comunque, come avevo già detto, questa la 500 mi aveva già dato dei problemi. Infatti oggi, oltre ad andare a sentire per mia mamma, praticamente siamo andati anche a sentire per me, in sostanza. E praticamente ho deciso di prendere la Jeep Renegade. Comunque adesso vediamo un po' perché il prezzo comunque è anche abbastanza alto. E anche la rata mi viene, insomma, 100 euro in più di quanto spendo per la 500. Non sono tanti, però comunque con lo stipendio che prendo io, non so, adesso vediamo un po', devo parlare anche con il mio babbo, poi, perché comunque la 500 è stata a lui. Quindi boh, adesso vediamo un attimino e poi decidiamo. Comunque adesso vado, visto che poi devo andare a casa. E volevamo guardarci anche il film stasera Inferno, ma mi sono ricordata che stasera c'è Sirene. Infatti nel vlog precedente vi avevo detto che c'era martedì Sirene, invece no, c'era il Paradiso delle Signore e Sirene c'è stasera. Volevamo vedere appunto Inferno, ma vediamo, però no, perché stasera c'è il mio programma, quindi vediamo un po'. Ci vediamo. Sono appena arrivata a casa, sono già in tenuta pigiama, mi sono già cambiata, che almeno sto più comoda. Comunque adesso vi faccio vedere tre cosine che mi ha dato mia mamma e il resto che mi aveva comprato il mio ragazzo, che appunto ve l'avevo già detto nell'altro vlog. Allora, praticamente mia mamma mi ha dato questo maglioncino che praticamente si può usare anche come vestitino, che ha il taschino qua, le maniche praticamente rimangono così e strette qui. La particolarità è che c'ha questi strappi molto carino. Poi mi ho comprato anche questi pantaloni che praticamente sono simili a quelli che avevo, cioè praticamente sono uguali, ho gli strappi qui sui ginocchi e c'hanno gli strass, mentre quegli altri che purtroppo ho finito nelle barbe avevano quei fiori molto carine. E poi mi ha dato anche queste scarpe, questi stivaletti con i brillantini qui sopra, penso che userò già domani, molto carini.
pantaloni li ha pagati 50 euro, mentre questo golf 16,99, però non so, da Zwicky. Questo, i golf da Zwicky, pantaloni da H&M, mentre le scarpe non ne ho idea. Poi il mio ragazzo mi ha comprato anche mi ha comprato questa magliettina, che questa serie non riesco a farvela vedere, se no scusate solo un attimo. Questa magliettina che rimane con il pizzo così traforata, con la balsa, e sotto praticamente ha questa parte sul davanti e poi dietro rimane tutta col pizzo. Poi mi ho preso anche questo paio di jeans, infatti la maglietta e questi jeans qui li avevo su addosso oggi, questo era il mio outfit. Sono chiari, semplici, e in fondo rimangono così, danno questo taglio. Poi mi ha preso, allora, la maglietta, vabbè, dopo vi dico i prezzi. Poi mi ha preso questa gonna, che rimane qui, fatta così, molto carina questa. Questa rimane abbastanza aderente, molto carina. E poi mi ha preso anche questi pantaloni qua, anche questi molto particolari, cioè nel senso rimangono così, hanno questo elastico qua in vista, poi sono grigi normali, classici. Allora, la maglietta 9,99, tutto questo è del mio ragazzo da Terranova, la gonna 3,99 euro, i pantaloni e quelli, i jeans 25,99, mentre gli altri 15,99. Niente, praticamente questi erano un po' gli acquisti che ho fatto oggi, diciamo, tra virgolette, che nemmeno io ho fatto, tra l'altro. Comunque, dei pantaloni, qualcuno ha preso un po' una S, un po' una L, un po' una M, a seconda un po' di come vestano. Comunque, io vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte e non vedo l'ora che sia le 9:25, perché c'è il mio programma, e vi auguro la buonanotte, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!